uno dei momenti più importanti della giornata per un bresciano è l'aperitivo. Pirlo e Bertagny, che è il baccalà fritto. Il merluzzo è sempre stato il pesce più povero che c'era. Ma il pirlo che cos'è? Il pirlo è quello che tutti chiamano in Italia e nel mondo spritz. Assolutamente, il pirlo non è lo spritz. Eh sì, è lo spritz, però te lo spiego dopo. È un pirlo. Sono senz'altro l'emblema del bresciano. Siamo arrivati nel centro di Brescia, questa è Piazza Loggia e da qui potete tenere sotto controllo un po' tutto, il tempo perché lì c'è l'orologio, il Pirlo e il Bertagny che credo sia di lì. Poi Brescia, top per fare gli aperitivi, non voglio essere ripetitivo però davvero. Perché lo chiamiamo Pirlo e non Spritz? Perché il Campari pirla all'interno del calice. Sono due robe diverse e deve essere fatto in un determinato modo. Campari, vino bianco fermo, assolutamente fermo, e senza. E poi pirla in testa, perché ne bevi due e rimbalza la testa. Un pirlo lo reggo, poi cappotto. 7-8 Bertagny invece li mangio volentieri. La ricetta delle Bertagny è molto complicata, semplicemente acqua e farina. Mescolate, si forma questa pastella, si immerge il pesce e poi si frigge. Il cibo che mangi per strada, camminando. Quindi Pirlo e Bertagny, ma la macchina lasciala lì, prendi la metro. Tra l'altro, voi dov'è che lo bevete il Pirlo?